questo libro, però sicuramente ci sono altre pubblicazioni. Io tra l'altro qui anche avrei elenco dei libri che è l'ipnosi e la sessuologia, se non so a che punto avete approfondito questo stamattina. Regressione ipnotica dell'età. Vabbè, chi sarebbe interessato, ho qui anche stampati proprio, stampata la bibliografia, potete ricevere una pagina con i titoli di quello che ha a disposizione bibliografia ipnosi in sessuologia. Chi è interessato? E il problema è solo per quelli particolarmente motivati, perché sono 1, 2, 3, 4, 5. Ah, va bene, sono 6. Comunque, chi non ha possibilità di. Ecco, questo sia per noi, come anche per i vostri pazienti, di dare un manuale. Studiare le posizioni, studiare le fasi, perché un'informazione di questo tipo può essere estremamente utile. Allora, ricapitolando, disturbi di erezione. Nasce dall'insicurezza personale, da un trauma che uno ha subito, anche da un perfezionismo o sottovalutazione, ambedue cose. Noi cerchiamo di anche, per esempio, fare la regressione dell'età, problemi di erezione. Avete provato una regressione dell'età, per esempio trasformare questo vostro paziente in un gatto? La cosa potrebbe essere anche un po' divertente, magari vi sembra esagerato in uno studio, però con questa trasformazione voi ottenete che perde quella parte tipicamente umana e quella, possiamo dire, critica. Un animale è spontaneo. Se mettiamo qui un gatto, non ne frega niente che siamo qui presenti, si fa cavoli suoi, cercherà qualcosa di piacevole, poi entra vicino a qualche gamba, si striscerà così, poi comincia, chiederà attenzione, no? Atteggiamento di questo tipo, per cui non c'è un rendimento, ma c'è la spontaneità. Noi dobbiamo risvegliare nel nostro paziente tale spontaneità. Il successo della terapia è legato a questo risveglio animalesco che è dentro di noi, che è stato sepolto. Ci sono vari strati culturali, più la persona, possiamo dire, è pseudo spirituale o religiosa, più c'è il pericolo che questa sfera sarà disturbata, perché la giusta spiritualità, attenzione, tantra non è per aumentare il piacere sessuale, tantra è una pratica religiosa, non è da confondere, perché per esempio anche in Italia c'è una scuola di tantra sess che fa una copia tedesca in Toscana, prendono tantissimi soldi per i corsi e non fanno niente altro che questa stimolazione manipolativa. Non ha nulla da fare con un vero tantra yoga in Hindu, dove è una pratica puramente spirituale e molto spesso anche loro ideale avere una
eiaculazione interna, per cui questi uomini poi neanche eiaculano all'esterno. Questo faccio una piccola nota perché si fa tanta confusione. Comunque, chi è l'autore? Mark Epstein. Epstein. Sì, è un americano, ovviamente di provenienza europea, però è un americano. Mark. L'editore non lo ricordo. Il primo non molto. Lo troviamo tanto nel penso di sì. Però è molto utile in questo senso. Ecco, poi per essere più espliciti ci vorrebbe un caso concreto, come per esempio collega ci ha presentato, per poter dire come gestire questi disturbi di erezione, se è un disturbo primario, secondario, quanto tempo dura, il trauma precedente, se la persona è accoppiata o da sola, in base a questo voi scegliete la terapia. Se qualcuno ha un paziente in cura e vuole descriverlo, io vi faccio ad hoc una ipnosuggestione, una tecnica, se volete, come lo affronterei. Ha qualcuno un caso? Viene uno, ma non viene adesso, sto vedendo la lavorosa, per cui... Vabbè, descrivilo, oppure tu ce l'hai? Io ce l'ho, solo che il mio paziente è vergine, non ha nessuno di questi, cioè... Che l'età? 46. 46, vergine ancora? Sì. Lui, e quale diagnosi è sua? Allora, lui masturbazione, petting funziona, quindi lui orgasmo ce l'ha, erezione ce l'ha, non ha problemi di eiaculazione precoce, per cui tutta la parte che riguarda la penetrazione è funzionante. L'unica cosa è che la sua storia personale è una storia di genitori moralmente, no? Cioè il sesso fa male, il sesso è cattivo, il sesso è... Cioè, e lui non si è mai avvicinato a una donna? Sì, lui ha. Si è avvicinato e è fallito? Sì, sì. No, lui ha una fidanzata. Attualmente ha una fidanzata da 2 anni, tra l'altro. E questa fidanzata sta accettando il fatto che lui sta lavorando su questo aspetto. Ok. E quindi lo aspetta, dice, io ti aspetto, no? Che risolvi questo problema. E nel frattempo loro che cosa fanno? Come vivono la loro sessualità? Con la masturbazione, con il petting, con il sesso orale, per cui da quel punto di vista lì lui è funzionante e la fidanzata dice che è appagata da questa, o comunque sufficientemente appagata. E lui ha disturbi di erezione? No, lui non è appunto, lui è paziente. No, non ho capito però, non riesce a penetrarla? No, lui ha paura della penetrazione. Paura della penetrazione. Non è la stessa cosa come problemi di erezione? No, infatti. È quasi un vaginismo al contrario? Sì. Si blocca, lui quando è nel momento della penetrazione si blocca. Perde l'erezione? Perde l'erezione, sì, in parte perde l'erezione e il desiderio, sì. E riesce a fare il rapporto anale? No, nessun tipo di erezione, di penetrazione. Perché non dai una prescrizione, provare con tutti i modi, diciamo, adeguati, provare, se vedere se il problema è la vagina, e dunque per esempio fecondazione, oppure se ha paura di entrare dentro nel corpo, questo sarebbe il rapporto orale, c'è? Sì. E questo funziona? Sì.
Io credo che anche se loro solo un po' sono aperti per rapporto anale, che potrebbe anche quello funzionare, e che è proprio la paura della vagina, per cui lui dovrebbe visualizzare la vagina come qualcosa accogliente che lui visita, che si trova bene. Potrebbe avere anche una paura che... Quanti anni ha la ragazza? Come in questa poco, come in 44, 45. Ancora il ciclo? Sì. Potrebbe avere anche la paura della... che la ragazza concepirà, che lui non riesce a reggere e che lui in realtà non si vuole sposare, e a questo punto scappa davanti a questa cosa. L'uomo scappa. Uomini scappano, sì. O si vendicano alla madre di essere stati espulsi dal grembo materno. Molto spesso anche questi disturbi bisogna avere la lettura come un'inconscia punizione. Punizione di quella donna, punizione della propria madre in quella donna e così via. Entra anche una strada cognitivo comportamentale, sex toys maschile. Sì. La vagina artificiale, prima da sola, poi vicino a lei. Esatto. Sì. Però io presumo. Sì, vagina artificiale secondo me non gli farebbe la paura. Se poi ti ritorna da sole, poi in coppia. Abituarsi, però il problema è che nel momento, anche dopo questo esercizio, nel momento quando è la vera vagina, con tutto, lui potrebbe comunque, nonostante questo training, scappare per la gravidanza e poi per motivi. Prova a fare un'associazione, scrivere su un foglio 50 parole che lui associa alla vagina, o ancora meglio, metterlo nello stato ipnotico e fare ipnoanalisi, portarlo in profondità, rilassare il corpo. E poi dire, tu mi ora, alla parola che ti dico, creerai un'associazione. Io dico una parola e tu mi dici immediatamente, senza pensare troppo, quello che ti viene in mente. E circa 50 volte dire la vagina. Eventualmente ampliarlo anche clitoride, oppure qualche altra parte attinente a questa parte del corpo, e vedere cosa verrà fuori. E sicuramente potrebbe esserci dentro una parola che ti fa capire, che se lui dice gravidanza è chiaro, se dice mi fa paura, mi fa schifo, ci sono varie alternative che possono, no, lui dovrebbe dire, la risposta giusta dovrebbe essere il piacere. La vagina per noi, la risposta sana per noi maschi, la vagina deve essere fonte del piacere, perché non possiamo in nessun'altra parte raggiungere piacere con il pene così grande e intenso come nella vagina. Ci fosse un blocco incestuoso, perché non l'abbiamo considerato, adesso probabilmente ci sia un trauma nei confronti della madre. Molto spesso loro non vogliono nella vagina per non tradire la madre. Esatto. Sì, interessante poi da verificare. Però approfondire la diagnosi con test proiettivo, eventualmente anche con i disegni proiettivi, da un semplice disegno della famiglia a disegno anche per esempio delle persone nude, e vedere se qualcosa viene fuori, perché il resto del corpo è pienamente accettato. Io penso che anche non è necessario, se fanno sesso orale, fare altro, magari potrebbe solo complicare la cosa, sesso anale, ma sicuramente la conflittualità nella vagina. Anch'io ho avuto
pazienti di questo tipo, dove poi abbiamo fatto il lavoro, quello di liberalizzazione, l'autorizzazione da parte della madre, diminuire il senso di colpa e arrivare alla vagina come a un piacere. Il problema è stato risolto, non è una cosa così grave, diciamo, no? Più difficile il suo caso da risolvere, perché porta, specialmente se ha pensato al suicidio, eccetera. Per cui erezione di solito si perde pochi minuti dopo la penetrazione, perché la persona comincia a pensare quanto tempo durerà, raramente antes portas, ancora prima di entrare, ma anche questo capita, e dipende solo dall'ansia che è presente. L'ansia e pensiero fisso diminuisce l'erezione, per cui lo curiamo come una nevrosi. In realtà c'è un conflitto. Allora, direttamente, approccio diretto è che noi diamo comando post-ipnotico, prima visualizziamo rapporto, che lui questa volta, qualora tu ti avvicini alla tua compagna, avrai un'ottima erezione, potrai penetrarla, potrai muoverti dentro di lei fino a raggiungere l'orgasmo e fino a raggiungere o anche reciproco orgasmo, eiaculazione, eccetera. Sempre penserai alle tue fantasie erotiche, vivrai con la massima libertà la tua sessualità, approccio diretto imperativo, no? Può per una certa fetta della popolazione, circa 20%, funzionare, il resto ci vuole un approccio indiretto o con l'uso dell'immagine del braccio, dell'albero, famoso l'albero che è davanti a te, mi avvicino all'albero, lo abbraccio, l'albero che è ben cresciuto con le radici nella terra, e io divento un albero duro ma elastico. L'albero concentra e poi pongo la fronte sull'albero, l'albero mi passa l'energia, l'energia vita universale. Marco Marchesano, esatto, requiescat in pace. E tu hai frequentato i suoi corsi? No, però ho letto tutto quello che c'era da leggere nel tuo nome. Sì, e poi questo albero, quando c'è il vento, si piega ma non si rompe. E questa potenza dell'albero entra dentro di me, io divento un albero, e qualora faccio un flash di un albero, il pene sarà, questo posso dire come anche non dire, quasi è meglio non dirlo se è una cosa indiretta, tutto il mio corpo sarà eccitato e io posso entrare, amare, soddisfare la mia compagna. Oppure poi facciamo un'immagine proprio di questo albero che anche qui entra, per esempio, nel mare, nella laguna, enorme albero entra dentro, è circondato da questa laguna che rappresenta la vagina, e c'è unione, si muove, fa delle onde enormi, 3 metri, 4 metri, 10 metri, e schizza acqua dappertutto e si trasforma in un temporale però piacevole, eccetera. Un po' con la fantasia andate avanti. E avete già una ipnosuggestione come gestire questo problema indirettamente. Visualizzazione che lui riesce ad avere un rapporto,
che è andato benissimo, e gratificazione da parte della compagna che lo loda, dice sei stato bravissimo. E lui, dopo aver fatto questa esperienza, poi fa un vero rapporto, fa un flash di un albero, è spensierato, magari con un bicchiere di vino prima, comincia. È ovvio che ci vuole una certa qualità del rapporto cioè umano, che non deve esserci né la donna che al contrario vuole punire i maschi perché ha avuto un padre cattivo, nel senso troppo autoritario, allora poi nel partner disprezza il padre, punisce il padre, è ovvio che lo blocca ancora di più. Perché se la donna vuole, ogni maschio è impotente e non entra. E non solo per il problema di vaginismo, ma per quello che si crea, no? C'è un atteggiamento. Atteggiamento di disprezzo, di dire ma figurati, ma tu pensi di essere, eccetera. E come si muove, no? Cioè, per cui anche attenzione alla scelta della partner. E si dice che non esistono uomini impotenti, ma che esiste solo il problema di trovare la giusta amante. Amante nel senso la donna che sa come prenderlo, come eccitarlo, come andare, eccetera, no? Dobbiamo fare un catalogo. Per cui anche una brava, diciamo, donna che fa sedurre. Quello che più che tantra, corso di seduzione, come sedurre. Questo potrebbe, sono su YouTube varie cose come sedurre con l'ipnosi, no? Sedurre l'uomo o la donna con l'ipnosi? Sì, corsi istantanei di seduzione, come però. Sono fuori tempo, però. Però la seduzione è certa, quella giusta seduzione ovviamente è una cosa giusta, perché bisogna sapere come agire sull'altro, come guardarlo, sapere cosa piace alle donne, cioè siamo molto diversi. L'uomo guarda aspetto fisico prevalentemente. La donna non è che prende tutto, però ci sono altre cose che possono decidere se avvicinarsi, se aprirsi. E il maschio deve saperlo e deve agire in modo giusto per, in questo senso, farsi conoscere e sapere come stimolare queste sfere nella donna. Per cui la seduzione oggi praticamente non esiste più, come quasi cala la prostituzione. La prostituzione sta calando? Sta calando tantissimo, semplicemente per il fatto che il sesso, pensate al tempo di Freud, quanto era difficile avere un rapporto sessuale. Erano le case chiuse a Vienna, ma era molto difficile avvicinarsi, si rischiava, eccetera, no? Allora la prostituzione era una cosa molto molto importante per matrimoni infelici, dove la sessualità non funzionava bene, eccetera, eccetera. Oggi con chat basta solo scrivere requisiti, mandarsi delle foto e si va subito, no, non ci vuole, e poi è gratis, no? Io, mi è capitato in agosto passare in Amburgo. Amburgo, ugualmente come Amsterdam, aveva qualche stradina di prostitute. E allora io tanto tempo fa ero ad Amsterdam e sono stato molto impressionato, ma
avevo 23 anni, ma giusto per vedere e non per diventare un cliente. E ho detto, dato che passo adesso a Amburgo, giusto per, come sessuologo, per aggiornarmi come la situazione, no? Sono passato verso le 18, era deserto, da una stradina così riservata, questo negozio di qualche donna annoiatissima, clienti, avevo detto, ma forse è troppo presto, allora ritornerò. Allora dopo la cena sono ritornato verso le 22, ho detto adesso sarà pieno, figuriamoci, no? Era ancora meno di prima. Tutti su internet. Tutti sono su internet. Per cui questo anche come un'informazione proprio sociale, che questo è molto calato, ovviamente va la gente che magari non sa usare internet, o il peggio direi della società, che proprio non riesce in un altro modo a creare un dialogo, no? Allora magari i marinai che sono lì, come un grande porto, no? Non può essere migliorato il rapporto coniugale dei tedeschi, non so. E sono più fedeli sicuramente. Comunque, cioè, che magari è migliorata la loro società di altri di bocca, non sì. So, cioè, in internet. Sì. Grazie al Papa Ratzinger, sono tutti diventati santi. E allora, per cui ecco, questa è un po' la situazione, e comunque anche in Italia si vede, in Italia c'è richiesta delle donne vecchie, anziane, e con questo mi collego con per esempio eiaculazione precoce, questo disturbo di erezione. Perché la donna anziana è più grata e non è così critica, per cui questi ragazzi che hanno paura del sesso, paura della donna, trovano la mamma, e la mamma di solito buona, perché è contenta che è pagata, è contenta che un ragazzo giovane si interessa. Sapete quella storia a Tribuzio che è successo? Che un infermiere è stato condannato per una violenza, tanti anni fa, e gli hanno chiesto, ma perché non hai detto? Lui ha stuprato una paziente di 83 anni durante il servizio notturno, durava intorno a 30. Hanno chiesto, perché non hai fatto la denuncia subito lunedì? Cioè, questa donna, hanno detto, perché non ha denunciato lunedì quello che è successo domenica, ma solo venerdì? Le ha detto, io ho voluto ripetere e lui non ha voluto più. Allora, mi sono vendicata. E questo fa un po' capire. Cioè, è stato condannato? È stato condannato, ovviamente. Sì, ma perché non ha ripetuto? Non ha ripetuto. Non ha ripetuto. Vabbè, questa è una battuta così per dire che comunque esiste la sessualità oggi anche degli anziani, all'estero molto di più, danno anche per i casi terminali negli hospice la possibilità di vivere, ci sono team specializzati. Ma è migliore quello per morire, cioè, se no. Anch'io vado con dici dove sto, ci vado io a morire. Per cui una volta si pensava che la sessualità finisce magari con il ciclo e basta, invece oggi ci sono anche i libri che ne parlano esplicitamente e si fanno anche, c'è una grande apertura per la sessualità degli anziani, vuol dire dopo 80 anni e in poi, no? Questa è una cosa anche nuova. Ancora non ho avuto pazienti di questa fascia dell'età con problemi di erezione o eiaculazione precoce, per cui non riesco ad immaginare che tipo di problemi potrebbero avere, ma comunque. Per il mio sogno, ragazzo tetraplegico di 35 anni, lui mi ha proprio chiesto, io
vedo che tutti si amano, vedo i telefilm, mio fratello, eccetera, e quindi con il fratello ci siamo attivati per far andare in Svezia e poter riuscire ad avere un rapporto, lui voleva capire di cosa si trattava. E è ritornato felicissimo per l'atletico. In Svezia cosa c'è? Perché l'assistenza fornisce una sorta di prostitute, chiamiamole così, però tramite l'USL, quindi per situazioni particolari hai la possibilità di avere questo servizio, come dicevano per gli oncologici, fatti dire ma sono dei mercenari? No, sono degli operatori. Sono degli operatori che stanno facendo anche a Bologna. Anche a Bologna mi pare che stia formando, sembrava di aver letto da qualche parte in Svezia. Ok, allora adesso parliamo di una tecnica per eiaculatio precoce, semplicemente possiamo dire che è un'ansia di prestazione, paura di poter fallire, allora si fallisce. Paura di fare una figuraccia e anche una ipersensibilità, e anche qui di gran parte vedo problemi che loro non sanno come manovrare il pene, sono imbranati, non molto spesso è legato ai ragazzi che non hanno familiarizzato, manca quella esperienza personale, sapere cosa possono aspettare dal pene, oppure come durante il rapporto sessuale, come spostare i pensieri, come distrarsi ogni tanto per diminuire l'eccitazione e dopo di ritornare. E questo viene anche fornito al ragazzo come un'informazione che deve fare in questo modo, che come flusso-riflusso, che non può avere sempre eccitazione perché arriverebbe troppo presto, che ogni tanto si distrae, che pensa a qualche altra cosa, poi ritorna, deve sapere come tenere il pene attivato. Ora, voi potete anche in questo caso dare una suggestione diretta e dire: durante il rapporto sessuale la tua sensibilità agli stimoli sarà giusta. Durante il rapporto sessuale con la persona che è a fianco, che tu ami, la tua sensibilità del pene sarà giusta. Ti sentirai passionale, ma nello stesso tempo spensierato, tranquillo e sereno. Sapendo che la tua eiaculazione non è la meta del rapporto, che ci sono altre cose molto più importanti. Durante il rapporto ogni tanto prendi stimolo dalla tua fantasia erotica e da quello che vedi, da quello che ti eccita, e ogni tanto ti distrai pensando a qualsiasi altro stimolo che non ti eccita. In questo modo potrai tenere l'erezione a tempo lungo, che poi è un po' difficile definire cos'è tempo lungo, perché possiamo arrivare anche all'orgasmo ritardato, patologico, o la mancanza di eiaculazione. E può essere anche una punizione per la donna vedere che l'uomo non ha mai eiaculazione, perché paradossalmente eiaculazio precoce, anche se, specialmente se la donna vuole l'orgasmo vaginale, è invalidante perché interrompe un processo, ma la donna non può dire io non ti piaccio,
anche un eiaculatore precoce, si può dire, lui è talmente affascinato dalla donna che arriva velocemente. Se questa donna anche non vuole preliminari e può avere velocemente l'orgasmo, anche in 3 minuti, e ce ne sono queste donne multiorgasmiche, che anche non è vero che ogni donna vuole preliminari, forse la maggioranza, ma ci sono tante donne che sono capaci, hanno un po' la sessualità maschile, possono anche velocemente, per cui per precoci sono una benedizione, anche se poi fanno pagare che poi non si accontentano con un orgasmo solo, ma avevano 5 o 10, no? Questa è un'altra cosa, per cui comunque il ragazzo deve lavorare dopo, in seguito, però e comunque non è il problema che viene velocemente, no? Per cui vedete che anche molto dipende dalla coppia come è fatta, ma comunque noi possiamo, come una consolazione al precoce, dire tu con questo che sei venuto in realtà fai capire quanto la ragazza ti piace. Poi diamo un consiglio: se lui è molto precoce, magari prima del rapporto masturbarsi una volta per diminuire la tensione, perché arriva un paziente, dice un mese non ha avuto rapporto sessuale nella masturbazione, si avvicina prima a una... del rapporto, masturbarsi immediatamente prima del rapporto, sì, per diminuire la tensione. Questo è stato, tu l'hai provato? È stato dibattuto, è stato effettivamente, non è che tutti gli uomini sono stalloni, anzi devo dire che questo è vero, che probabilmente non ti farà avere un'eiaculazione precoce, ma è anche molto probabile che non ti farà avere neanche un'erezione valida, e quindi di conseguenza andare a rinforzare una condizione, bisogna provare e vedere tempo anche che passa. Ma un ragazzo sano fino all'età di 40 anni, dopo mezz'ora è capace di ripetere il rapporto. Se anche lui non lo fa proprio prima dell'incontro, ma lo fa, non so, la mattina, e alla sera vede la ragazza, io non vedo perché ci sia un problema. Importante non reagire, perché mi è capitato anche un caso di un uomo di 40 anni che viveva comunque, non ha avuto rapporto, che è arrivata davanti a lui una studentessa estremamente bella, e lui ha avuto eiaculazione istantanea, che poi si vedeva nei pantaloni, no? Come mi ha raccontato questa storia. E allora ha preso il giornale mettendo sui pantaloni per nascondersi. Per cui vedete, eiaculazione può essere anche così istantanea per colui che invece che vive una vita, è la stessa cosa anche per esempio il terapeuta. Cioè il terapeuta che non è soddisfatto non dovrebbe nemmeno essere permesso di entrare in uno studio, perché diventa pericoloso. Non solo perché non è equilibrato, ma come si domina dopo? Sarà in grado di dominare impulsi, per cui è necessario una certa soddisfazione, una certa regolare, e questa cosa sicuramente diminuisce, no? Se proprio non un'ora prima del rapporto, oppure anche dire alla ragazza di cominciare magari a masturbarlo, farlo venire, fare il rapporto orale, poi passano mezz'ora, un'ora, 2 ore, e poi riprendere. E se successivo rapporto comunque dovrebbe durare di più, così possiamo affrontare l'eiaculazio precoce. Poi anche chi utilizza questa tecnica per evitare di essere accusato di avere sempre il sesso in testa, cioè un'immagine, no? Il cervello con il sesso, anche una masturbazione prima per evitare di saltarle addosso. Esatto. Farei il parallelo con mio suocero che ha una fame incredibile, alimentazione,
e prima di andare a mangiare fuori con gli amici lui mangiava a casa per evitare di fare brutta figura e si abbuffa a casa e poi mangia poco poi. Sì. Sì, 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 assolutamente. Specialmente ragazzi che sono molto ormonalmente dotati o molto attivati, è la questione poi come gestire questa carica erotica, no? E qui dall'altra parte sicuramente il fatto di un sesso oggi più facilmente raggiungibile, più la pornografia che aiuta ad arrivare a eiaculazione, alla soddisfazione, forse diminuiscono stupri che una volta erano molto frequenti, oppure in altri paesi ci sono frequenti, no? Tipo in India che un gruppo di uomini 50 anni si buttano su una suora, la violentano, recentemente sono stati parecchi, no? Succede anche da noi, però in proporzione quasi diventa difficile avere rapporto. Sì, anche in, vabbè, c'è anche da considerare però che spesso l'eiaculazione precoce non è da sola, è associata anche a un disturbo dell'erezione. Io adesso non ricordo le statistiche, però io credo che siamo intorno, se parliamo della popolazione generale, siamo intorno al 50% delle cose che viaggiano di pari passo, quindi chiaro, se prendiamo un ragazzo di 20 anni per amor del cielo va bene, però la sensazione che ho io è che non sia un problema della gioventù del ragazzo, solo un problema del ragazzo di 20 anni, ma che spesso e volentieri coinvolga anche persone più grandi, 90, 40, 50 anni, 45, 50 anni, quindi sì. E entrambi, soprattutto se il paziente è fumatore, coesistono come costumi, quindi a questo punto forse il fatto di causare un orgasmo prima di un rapporto, forse in questo caso, non lo so, lo vedo come un ulteriore... Individualmente, ma prendetelo in considerazione come un consiglio. Per il resto vi siete chiesti qual è l'orario durante il giorno è migliore per i rapporti sessuali? Dipende da che ora? Dalla persona. No, si può generalizzare perché la natura ci predispone 6-7. Allora il fatto della 6-7 del mattino è detto. Sì. Allora il fatto dell'erezione mattutina dall'uomo, dal maschio, non è per la questione delle urine, che la necessità di urinare, ma è il massimo bombardamento ormonale, di testosterone, perché la cosa più importante nella nostra vita è fecondare qualcuno, per cui il primo compito appena ci svegliamo è fecondare, per cui la mattina. Ovviamente culturalmente ci piace di più alla sera, durante la notte, eccetera, ma in realtà dovrebbe essere la mattina, e tutti gli animali che non hanno cicli di procreazione, come cervi, eccetera, come gallo, per esempio, cominciano la mattina. Un rapporto, per cui hai detto bene, alle 6, alle 7 siamo più bombardati. Non ce l'abbiamo a quell'ora, ce l'abbiamo a sera. C'è questa piccola differenza. Quindi le donne soffrono di jet lag. Beh, però scusate, ascoltate lui, cioè lui, ascoltiamo lui, insomma, alle 7. Comunque c'è questa piccola differenza. Però c'è questa piccola differenza. A casa mia funziona diverso, perché io di sera mi muoio il mattino. Quindi prima c'è lei che è investito. Ma qui è un problema di ruoli. Allora ti dici il maschio e lei. Totalmente è così, poi ci sarà l'eccezione. Vediamo tutti.
successo di sentire le donne che si lamentano, che dicono: ah, ma mio marito al mattino appena sveglio vorrebbe, io gli dico: ma non è niente la prostata, c'è una signora che può passare, non è niente la prostata, ma io non ho voglia, sono fredda più che secca, proprio fredda, non è una cosa. Invece verso sera c'è anche una questione di pressione arteriosa, le donne generalmente al mattino hanno la pressione più bassa, e quindi devo aspettare che salga un pochino la pressione. Scusate, qui adesso però stiamo riducendo l'atto sessuale a una botta di ormoni di pressione. No, cioè, scusate, seguivo alle 7 del mattino, se vedo come si chiama quella del segretario della politica del Partito Democratico, se la così bindi. È chiaro che possono essere alle 7 del mattino, ma non e ti va sulle 18:30, cioè non è possibile, ti scende sulle 18:30, seguire il suo discorso, no? No, certo, era forse le condizioni, il momento in cui ormonalmente siamo più predisposti, però cioè, non è solo quello, cioè, alle 7, alle 18:30, se dovessimo trovare, se ognuno di noi dovesse trovare una donna che soddisfa tutte le sue fantasie, cioè, piuttosto che non si piglia alle 7 del mattino. Però non è il massimo. Altrettanto, ovviamente, ovviamente. No, ovviamente, anzi, in ugual misura, certo. Sì. Posso chiedere invece per un ragazzo 22enne con una situazione compulsiva? Qualche suggestione, dire, sto lavorando, appena conosciuto, finora è sull'autostima, ma qualche... Sicuramente sarà molto ansioso e questa masturbazione per lui sarà una specie di farmaco di rilassamento. La masturbazione sarà per lui, avrà una funzione come un rilassamento spontaneo legato anche al piacere, per cui nascita di endorfine, e lui in questo modo riesce a controllare la situazione, per cui diminuire l'ansia, vedere di che tipo è questa ansia, se esistenziale, relazionale, poi le sue insicurezze. E ovviamente è necessario portarlo via, perché dipendenza li può rovinare la vita, no? Come parla di 8, 7, 8 volte al giorno, si masturba in continuazione. Sì, perché poi nasce l'abitudine, certamente avrà ghiandole molto bene allenate che producono anche a lunga durata gli spermatozoi, però tutta la sua vita sociale si distrugge, anche relazionale con gli altri, perché il sesso, comunque lo intendiamo, anche qui, no? Masturbazione, perché una cosa negativa? Perché ci porta dall'altro e viviamo separatamente. In realtà si parla onania, onanismo, quando diventa una prevalentemente l'attività del giorno e porta alla solitudine. Per cui non solo che non nascono bambini, ma anche una vita che poi non permette avere un'amicizia, un amore, perché sono concentrato su me stesso, oppure sulle donne immaginarie, oppure quelle dell'internet. Per cui per questo è una cosa che anche qui, come valutazione morale, lo consideriamo come una prova a preparazione, ma sicuramente non come un progetto di vita. Così non dovrebbe essere vista la masturbazione. Viene tolerata se serve per rilassamento momentaneo, eccetera, ma non può essere vista questa cosa come sacerdoti, no? Che uno diventa prete e poi si masturba tutta la vita. Ma che tristezza, no?
cioè solo quando magari non si trova la donna oppure c'è difficoltà relazionale eccetera, come una specie di uno sfogo, ma non come proprio senso di vita eccetera, no? Per cui questo volevo precisare, perché che qui per capirci bene.